Pianeta Terra, terzo millennio. Il regime tecnocratico instaurato dalla Confederazione Planetaria ha relegato la popolazione del pianeta a vivere all'interno di case bunker. C'è un solo mezzo per entrare in contatto con il mondo esterno, la televisione. Cata che? Catatodizzato! Dopo un'ora che quello guarda la televisione non capisce più se è lui a guardare la TV o se è la TV a guardare lui. Forza, spegnilo! Giacomino! Giacomino! Giovanni, qui Giacomino non si spegne! Per forza, devi fare in modo che i raggi ionizzati si disassemblino nei circuiti sinaptici, originando un metaprocesso parapsifico ontapaletico, interotemporale occipitale. Ah sì? E come si originerebbe questo metaprocesso paragenico del condotto ptero-opdattile? Aldo, basta dirigere il telecomando su di lui, no? Ma sei scemo? Lo sai che potevi procurarmi una lesione cerebrale? Quante storie, però una neurostimolazione distonica. Ringrazia il cielo invece che non ti ho rimosso i gruppi meta-endocelafalici. Se sarebbe a dire che avremmo potuto rimuovere i centri parapsico-vegetativi. Ti lamenti parapsico-vegetativi, eh? Ma vai a cagare. Dove siete, bastardi? Bastardi, dove siete? Rispondete! Mi ragazzi, un orripilante retrovirus si è impossessato del sistema! Presto! Dobbiamo lanciare l'antivirus! Ma quale antivirus? Sarà uno di quelli che vuole venderci qualcosa in rete. Senti Ciccio, bussare no, eh? L'educazione dove l'hai dimenticata? In qualche interfaccia parallela? Dove siete, bastardi? Rispondete! Maria, 2 minuti che lo conosco e già lo odio! Inserite la sequenza segreta, presto! Dai su, lascia fare a me che sono il re dei pirati informatici. F1, Alt, Block Score, Control, Cancel, Pavia. Ehi, re dei pirati informatici, secondo me era il block scorrimento che non funzionava. Vabbè, ho detto che sono il re, mica il dio dei pirati informatici. Ma io pensavo che se schiacciavi Enter... Pensavo, che parole grosse. Con quel cervello così piccolo, quando due pensieri si incontrano, devo fare pure manovra. Vabbè, vediamo un po' cosa succede se schiacciamo Enter. Oh là, bravo Aldo. Per fortuna che tra voi tre c'è almeno uno in grado di ragionare. Adesso posso spiegarvi la missione. Di quale missione parli? Tutti noi possiamo comunicare solo attraverso la televisione. Solo così la Confederazione riesce a inibire le nostre menti e assorbire le nostre energie, mediante processi di catodizzazione. Il processo parafisico dei circuiti nanocefalici dei filamenti parapsicovegetativi. Certo che quando Dio ha distribuito i cervelli, Teddy deve aver confuso con un cactus, eh? Esatto. Tramite questo processo, infatti, il sistema centrale della Confederazione controlla le menti, ma non le emozioni. Proprio per questo ha inibito qualsiasi accesso in rete a tutti i tipi di divertimento, compresi i videogiochi. Non ci posso credere, meschino, perfino i videogiochi! C'è solo un modo per sconfiggere il sistema. Bisogna riuscire a ricongiungere i 5 elementi in grado di dare vita tramite un processo nanotecnologico al supereroe che restituirà la felicità a tutto il pianeta. Questi 5 elementi sono custoditi all'interno del sistema centrale. E chi sarebbe in grado di ricongiungere i 5 elementi? Voi, naturalmente. Dovete sfidare il sistema, ricongiungere gli elementi e dare vita allo zero conto. No, aspetta un attimo. Di ragionare un attimo con calma, no? Adesso basta, non c'è più tempo. Preparatevi ad essere caricati in rete. Meno 5, 4. Che roba, dove siamo finiti? Siamo sicuri che il numero civico è quello giusto? Ma quale numero civico? Adesso cosa facciamo invece? Ma forse dovremmo vedere se c'è qualcuno che ci può aiutare. C'è nessuno?
C'è nessuno! Io oso interrompere eterna quiete dell'onnipotente Ptor, figlio di Khmer della tribù di Istar, il custode dei sacri sigilli di Ngumpar, colui che ha osato violare la castità delle vergini in Zorg, il più grande dei sette sapienti di Urg, Khmir Zarer Farar Argapanin Urtar Farer? Quale audace oppositore, risvegliando dal suo sacro letargo, osa dunque sfidare ora l'implacabile furia di Ptor? Voi... Come osate, voi piccole creature mingherlinoformiche, presentarvi al mio cospetto? Siete sicuri di voler sfidare la potenza di Ptor? E sia! Alzatevi, or dunque! Chi è il prescelto per la prima sfida? Or dunque tu, essere microsomatico, avvicinati! Senta, signor Ptor, ma di quale sfida sta parlando esattamente? Voi avete osato sfidare l'onnipotenza di Ptor, e pertanto dovrete risolvere tutti i videogiochi che tengo imprigionati. Saranno 5 durissimi livelli. Se ci riuscirete, otterrete 5 elementi in grado di generare il famigerato zero comico. Senta, signor Ptor... E nel caso invece in cui non ci dovessimo riuscire? Se non ci riuscirete, vi rimuoverò i centri endocefalici parapsicovegetativi. No, i filamenti psicovegetativi no! Il metaprocesso parla del condotto pteromì! Ma che ho fatto di male io? Basta, non perdiamo più tempo. Primo livello, il gioco delle origini. Che viaggio! Credo di essere ancora nella fase REM. Ma perché non tocca mai a me? Ma perché non tocca mai a me? Se fosse per quei due. Ma... Ma perché non tocca mai a me? Se fosse per quei due. Ma... Ming! Ma perché non tocca mai a me? Se fosse per quei due. Thank you.
Hey. Hopla. Ma perché non tocca mai a me? Ciabali! Thank you.
Ale. Allora, vediamo un po'. Ehi, ma qui dice che mi hanno sempre fregato sull'orario di lavoro e tutto il resto! Basta, manovella! Solo turni di 24 ore! Ehi! Missione compiuta! Sacrilegio! Come avete osato superare il primo livello che io, Pdor, figlio di Khmer, maestro onnipotente delle 12 sete di Minchiaz, avevo ordito contro di voi, esseri perpendicolarmente brevi? E vabbè, signor Pdor, non deve prendersela così, l'importante è partecipare, come dice De Coubertin. Quello casomai era De Coubertin. Mi, non sottilizziamo sempre tutto però, eh? Zitti! Eccovi dunque il primo pezzo della sequenza. Ma vediamo ora se riuscirete a superare anche il secondo livello, il mondo del platform. Il brivido della pipì. Vai, guarda che roba. Bastardo insider. Bastardo insider. Bastardo insider. We'll be right back.
Ma vai, guarda che roba. Meglio di una grobba da bulgar. Maria! Ma dove siamo, ai grandi magazzini? Maria!
e via di nuovo per altre avventure. Brutto maialino a reazione, hai finito di correre come uno squilibrato. Proviamo i miei poteri medianici sul maiale. Io amo le api. Maria! Maria! Ma dove siamo, ai grandi magazzini? Maria! Cocktail! Di gambero. Yuhu! Pensa se Venezia fosse così. Questi giretti cominciano a piacermi.
Beccati questa doccia, malvagio fratello. Ti sei guadagnato la stellina. Tieni. Maria! Mi! Thank you.
Bene, sei un esperto di idraulica, a quanto pare. Eccoti la stellina. Ed ora, caro fratello primo della classe, beccati questo. Fungo profumato. Mi divento piccolissimo, come Giacomino. Wow. Lomachina, ho una palla da bowling per te. Il verme di dune. Allora, io ti do il protagonista di Dune e tu mi traghetti, ok? Viaggio in prima classe. Vediamo un po'. Ehi, funziona, cornuto. Questo deve essere il piano degli elettrodomestici. Maria! Maria! Yuhu! Questi giretti cominciano a piacermi. Ming! E via di nuovo per altre avventure. Maria! Maria! Ma dove siamo, ai grandi magazzini? Maria!
Un fungo profumato. Allora, io ti do il profumo. Bastardo, sai. Ma va, guarda che... ma dove siamo? Maria! Ehi! Ce l'ho fatta finalmente! No! Hai sentito il saggio? Il gorillone siciliano, poi tra voi fate comunella. Dammi le stelline magiche che ci penso io. Le stelline magiche mi hanno dato poteri bestiali. Ragazzi, questa è stata proprio una passeggiata. Chissà cosa dirà ora il signor Pdor. Pdor, figlio di Khmer della dinastia di Khnir. Di Star, Pdor, figlio di Khmer della dinastia di Star. Come osi prenderti gioco di Pdor, uomo dal quoziente intellettivo di un rametto di salvia? Ricordati che sei al cospetto di Pdor. Dai, signor Pdor, Giacomo scherzava, si fanno due battute fra amici, no? E sia, piccolo nasuto mortale. Eccovi dunque il secondo pezzo della sequenza, ma avrete ben poco da ridere al terzo livello. Mi fuori ed esco dalla fase re. Ma vai, guarda che roba. Mi, ma perché non tocca mai a me? Ma vai, guarda che roba. Ma perché non tocca mai a me?
Mica male per un essere vivente! Hai vinto! Tieni!
L'allievo ha sconfitto il maestro, che giace sconsolato negli spiragli del vento argentato. Dunque non ho scelta. Ecco il mio sospensorio, che mi ha accompagnato nel sentiero delle foglie ramate. Ma grazie, signor guerriero Zen. Ne sarò fiero anch'io. Dopo questa sconfitta, non sorriderò più. Tieni! L'ingrediente.
La bambola con gli spillona. Bim bum bam, bambola voodoo. La bambola fa effetto. Le sue onde voodoo stanno fermando gli zombie. Molto utile. Chissà se la mettono in commercio. Ehi amico, te lo sei guadagnato! Ecco il mio portachiavi! Prendi la banana e molla la carta. Toh, rompiscatole.
Molto buono! Grazie, giovanotto! Ma va a cagare, va! Se fosse per quei due. Se fosse per quei due. Ehi! Molla la chiave, faccia da pirla. E bravo Giacomino, però non c'era bisogno di dire faccia da pirla alla statua. Sacrilegio! Che dolore! Oh Giovanni, hai visto che roba? Hai visto cosa ha fatto Pudor? Ha spappolato il cervello di Aldo. Ma quanto a lungo potrà vivere un uomo senza cervello? Ma non saprei, tu quanti anni hai, Giacomo? Come avete potuto arrivare fin qui? Come osate sfidare ancora l'onnipotenza di Pdor, colui che ha annientato l'efferato Ciuciachì e ha colmato l'insaziabile desiderio di Gdor, la ninfa dell'amore? Sì, però, scusi, non mi sembra il caso di incazzarsi così. In fondo è solo un gioco, no? Taci! Taci, creatura naniforme! Se non trovo il tasto di riavvio entro 2 minuti, giuro che rassetto la faccia a questo qua. Taci e ascolta ciò che ti deve dire Pdor, figlio di Khmer, della tribù di Star, della terra desolata del Khnir, colui che con l'autocontrollo dei propri istinti ha difeso l'illibatezza delle dee Patong. Anche se siete giunti fin qui, sappiate che nulla potrete fare contro i giochi di fantascienza. Quindi sparite per sempre dal cospetto di Pdor, colui che era, colui che è e colui che sempre sarà. Il teletrasporto! Cos'è, un'officina? Sembra di essere a casa tua. Tocca a me, infatti. Filate via. Ma perché non tocca mai a me? Mm-hmm.
Ma chi sono sti mostri schifidi? Mi fa godere l'aglio. Finalmente acceso. Non vedo l'ora di impazzire, un po' come al 9000. Ogni computer di base spaziale che si rispetti, lo fa. Varco, t'aspettavo. Vengo in pace. No, guarda, è meglio che te ne vai.
Mi, questa sega è proprio una figata. Ale. Ale. Mi, non vorrei aprire quello zaino. Ma è possibile che queste cose le fanno sempre complicate? E vaffanculo, scusa. La casa in affitto. Che sono in missione. No, 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 questa è la mia zona, andare, dai. Ma guarda cosa porta la violenza nei videogiochi. Eccomi qua, sono il dottor Frankenstein. Oh.
con le buone si ottiene tutto. Se fosse per quei due. Quei due cosa? Vai, vai, che qui faccio io. Beh, che tu sei proprio bastardo, eh. Ehi là, guarda che bel giapponesino meccanico. Ah, libelo, libelo! Senti Ciccio, prendi questa macchina e portami una foto di Alien, va. Vieni un po' qua, Mazinga, che ti do la carica. Tricco, tracco. Ah! Foto! Foto! Foto Alien! Ah! Sono Lady Mostlo! Ah! Perché tu non molla il mio braccio? Inglato! Ecco tua foto, Masuto-san! Ehi, c'è un segnalibro dentro. Ehi! Vai, prima che ti dia una criccata sul muso. Ma che razza di fotomontaggio mi hai fatto fare? Che schifo. C'ho i circuiti sotto sopra. Adesso blocco le porte e tra un po' distruggo anche la base. Ecco. Ma vai, guarda che roba. Ciao, spegniamo sto coso. Finirò la missione da solo. Esci dalla mia zona, invader. Bastardo insider. Toh, guarda un po' cosa ho trovato. Un ricordo della tua Lulu. Minchia, mostro schifoso, lo sapevo! Ecco perché faceva così il ruffiano ultimamente! Ma questa volta lo riduco a brandelli, di pezzetti, di cane, di granchio! Ehi! Sì, ma prendi questo che potrebbe esserti utile. Buona idea! Thank you.
Oh, ragazzi, è andata bene anche stavolta. Signor Pdor! Signor Pdor! Oh, ma dov'è finito? Prima tuoni e fulmini, secondo me se la sta facendo addosso. Forse io so come farlo arrivare. Dove sei, onnipotente Pdor, figlio di Khmer? Tu che sei il più grande dei sette sapienti di Urg, Brontolo, Mammolo, Pisolo! Sacrilegio! Chi osa turbare la mia venerabile evacuazione? Che ti avevo detto? Ci scusi, signor Pdor, se vuole procedere alla sua venerabile evacuazione... No, non importa. Mi hanno cacciato via le Deurinos. E vabbè, ma anche lei, cosa ci faceva nella toilette delle donne? Sono entrato dalla porta dove c'era scritto signore. Basta, non perdiamo altro tempo. Voi creature microcefaliche, questa è l'ultima parte di sequenza che otterrete, perché non riuscirete a passare la soglia del quinto livello. Incontrerete la maledizione dell'antico Egitto e ne sarete sopraffatti. Questa è la parola di Pdor. Siamo dentro una piramide. Tet! Taci, animale, lascia fare a me. Finalmente qualcuno! Ho bisogno di aiuto. Poi voi due andate in perlustrazione, che alla signorina ci penso io. Non si preoccupi, cosa posso fare per lei? Ecco, prendi! Che profumo! Un boa di struzzo! Va che bella clava di gomma. Vediamo cosa c'è qua. Torna dalla bambolona, Ciccio.
Però, guarda qua, una mummia col pir. Senti Ciccio, cosa fa la tua archeologona? Piano con le parole che ormai ho quasi concluso, vai. Me ne vado. Pork? Aldo, devo far colpo sulla maggiorata. E dagli un colpo in testa. Questa è la mia zona. Tigri di pezza affamate. Conosco un solo modo per passare. Travestirsi da struzzo. Ma perché non tocca mai a me? Tigri di pezza affamate. Conosco un solo modo per passare. Travestirsi da struzzo. Ehi Ciccio, pedalare, che tanto la tipa è cotta di me.
Dannatissimo seccatore! Ale, figata! Vediamo cosa c'è qua. Torna dalla bambolona, Ciccio. Senti come ha agitato l'aspide gigante. Un po' di musica dovrebbe calmarli. Beh, questi flauti di plastica sono fantastici. E vai che questa è tutta salute. Senti Ciccio, cosa fa la tua archeologola? Piano con le parole che ormai ho quasi concluso, vai. Me ne vado. Te, ciappa il diamante e molla il reggiseno. Yeah!
Missione compiuta. Grazie, Giacomo, tesoro. Ogni volta che lo metterò, penserò a te. Voilà. Mi abbiamo fatto tutto noi e lui fa l'eroe. Tanto non avrà concluso niente come al solito. Ecco la vostra ricompensa. Sommo sacrilegio dei sacrilegi! Io, Pdor, figlio di Khmer, della tribù di Star, della terra desolata del Khnir, il custode dei sacri sigilli di Ungpar, il più grande dei sette sapienti di Urg, Khmzil, Fares, Sarar, Urtapanir, Garar, Sangem, colui che era, colui che è, colui che sempre avrebbe dovuto essere, sconfitto da tre piccole abbiette creature nanomorfe. Vabbè, signor Pdor, senta, non si deve buttar giù così. Capita anche ai migliori di perdere, forse. Io, Pdor, che ho demolito i bastioni di Angfar e ho schiacciato i demoni Grurfz. Ma su, su, coraggio, in fondo è solo un gioco, no? Era sicuro di vincere e ha venduto la pelle dell'orso prima di averlo scuoiato vivo. Eh già, è inutile fasciarsi il braccio dopo aver ritirato la mano. Basta! Come osate voi essere microbici consolare, Pdor? Colui che ha amato le mille dee Amnansfiderfall! Mi basta, questa è la miccia che fa traboccare il vaso! Sai che cosa le volevo dire, signor Pdor, figlio di Camemberg, che ha amato le mille dee Sfitenanzeral? Volevo dirle che ci ha rotto i coglioni, ci ha rotto i coglioni! Pdor, vaffanculo, non ti sopporto più! Pdor, FMNBU, culo! Bene ragazzi, ora tutto è finito, il cammino è stato lungo, ma esemplarmente dritto. Forza, uniamo i cinque elementi! Questo sarebbe lo zero comico. Il supereroe in grado di restituire la felicità a tutto il pianeta. Mediante un processo nanotecnologico? Ma va a cagare!